Ben ritrovati di nuovo su Review New, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Andiamo a vedere insieme questa cover fantasia marmo per iPhone 6, 7 e 8 marcata Pupans. Parto col dirvi che ci sono diverse fantasie marmo, cioè la fantasia marmo bianco, marmo giada, marmo nero e marmo rosa. Vi lascio in descrizione tutti i link di Amazon con le varie fantasie. Ovviamente il prodotto è sempre della stessa marca, stesse fessure, stesso materiale, cambia soltanto la fantasia. In questo video io vado a recensire appunto la cover marmo bianco e andrò a applicarla su un iPhone 6. Come vedete la confezione è di plastica trasparente, c'è scritto iPhone 7, 8, ma va bene anche per l'iPhone 6. La vado ad aprire. Togliamo la plastica. Ed eccola qua. Parliamo subito di dimensioni. Abbiamo come dimensioni la bellezza di 14 cm di lunghezza all'incirca, 6,8 cm di larghezza, mentre uno spessore di soli 0,9 cm. Ecco come appare una volta inserito il telefono, in questo caso un iPhone 6S per essere precisi. Come vedete appunto appare molto fine, non va ad alterare lo spessore. Adesso vi dico un attimo quelli che sono i materiali. Abbiamo un TPU silicone duro, rigido, i bordi sono arrotondati, quindi eventualmente se dovesse cadere non si dovrebbe in alcun caso graffiare, e è fatto appunto di un materiale che è anche antigraffi. Se vi state chiedendo perché la fotocamera è semi coperta, beh, non preoccupatevi, perché è sì coperta, ma in termini di registrazione video o foto non va a alterare quella che è l'inquadratura, quindi il vostro video non sarà coperto in parte dal bordino, non si vede, quindi state tranquilli. Per gli altri modelli l'iPhone 7 dovrebbe andare comunque bene. Passiamo in rassegna i lati del telefono, della custodia. Allora, sul lato destro potete vedere che il tasto di accensione e spegnimento è coperto, quindi in caso di urti e graffi è protetto. In basso abbiamo due piccoli fori, mentre sul lato sinistro abbiamo il tasto di sblocco scoperto, mentre i tasti del volume sono semi scoperti. Infine, in basso, come potete vedere, abbiamo lo speaker e l'ingresso del cavetto di ricarica scoperti. Concludo la recensione dicendovi che è sicuramente una custodia low cost, ma dei materiali più che buoni, validi. Come vedete copre comunque interamente da graffi, da urti. La fantasia è davvero bella, mi piace anche nelle altre versioni. Comunque questa qua, classica in marmo, rende veramente bene, come se fosse marmo vero. Poi il materiale, ripeto, è liscio al tatto e molto bello anche da tenere in mano. Se siete interessati ad acquistarla, vi lascio i link delle varie fantasie in descrizione, potete valutare voi quale prendere, e se avete qualche domanda o curiosità non esitate a scrivermi.